Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova recensione di composizione digitale. Oggi ci occupiamo di Joshua Bell Violin. Sinceramente non ricordo chi, ma qualcuno di voi tra i commenti di YouTube di un passato video dedicato agli archi, ai violini, mi ha detto: perché non recensisci, scusate, perché non provi il Joshua Bell Violin dell'Emberton? Eccolo qua, e ti ringrazio, non mi ricordo chi tu sia, ma grazie perché è uno strumento fantastico che trovo bellissimo, costa solo 199 dollari, poi io come sempre vi linkerò tutta la pagina con i dettagli della Emberton, il sito generale comunque è www.emberton.com e niente, vi linkerò la pagina poi con tutti i samples da ascoltare che sono veramente, veramente stupendi. Allora, andiamo subito a vedere l'interfaccia, che è molto semplice. C'è una schermata principale dove abbiamo il reverbero, possibilità di avere il poly o meno, le impostazioni avanzate, disable legato, release sample, remove pitch resonance, sound room, la dinamica. E in questa parte principale io posso andare a scegliere quelle che sono le articolazioni. Tutto posso averlo, cioè tutto, più o meno tutto, sul tasto, sul ponte e il sordino. Normalmente abbiamo il sustain, il tremolo, trillo minore, lo staccato, lo spiccato, il ricochet, il pizzicato, gli armonici, il crescendo short, long, diminuendo short, diminuendo long, contour short, contour long, cioè la diciamo, doppia dinamica. E per questi suoni abbiamo tutta la possibilità del sordino. Sul ponte abbiamo solo alcuni di questi. E sul tasto abbiamo il sustain e il super flaut, che è il flautato, insomma. Il suono, vabbè, lo sentiamo subito, ma è molto bello. Ci sono delle caratteristiche interessanti per quanto riguarda il character: naturale, warm, bright, delicate, solo. Cambiano proprio alcune impostazioni di sonorità che poi andiamo ad ascoltare. Lasciamo natural per adesso. Space abbiamo concert hall, cathedral, recital hall, small room, studio A, digital hall 1 e 2 e la possibilità di gestire lo spazio. Nell'intuition abbiamo una serie di parametri che possiamo attivare o disabilitare. Che sono in questo caso lo slur, il bow variance, cioè il movimento dell'arco, insomma, il vibrato, non vibrato, speed pitch instability, attack pitch instability, interval pitch instability, multi-stop attacks, e questi sono tutti parametri che sono automatizzati, se voglio, altrimenti posso andarli a disattivare. Donano un realismo incredibile allo strumento. Poi c'è la terza pagina, che è quella che riguarda i control, che se io voglio andare proprio a approfondire, mi viene detto che trigger voglio, e ci sono anche due opzioni custom, insomma, che posso andare a impostare, e quali elementi voglio del trigger, ad esempio la velocity, la speed, l'espressione. In questo caso, ad esempio, abbiamo il modulation wheel che ci dà la quantità di vibrato e è più in basso, ad esempio, vabbè, F1, cioè i tasti, i key switch che ci danno il pizzicato, ci fanno cambiare tutti i suoni, ma c'era una cosa interessante che adesso non trovo al volo, che però è il pitch shift. Vediamo se lo trovo, che sono anche un po' ciecato. Beh, non lo trovo. In questo caso il pitch shift ci dà la dinamica in crescendo o in diminuendo, insomma, così come è impostato di default. Ma posso andare a automatizzare tutti i parametri che riguardano la suonabilità dello strumento. Quindi, oltre ad essere uno strumento che programmandolo si avvicina molto a un violino vero, anche suonando così semplicemente è molto, molto credibile, insomma. Joshua Bell è un violinista famosissimo che non ha bisogno di presentazioni, un suono sia classico che anche molto moderno,
E ovviamente il violino del quale stiamo parlando, che è stato registrato, è stato campionato, è stato suonato ovviamente da lui, è il suo violino personale. Andiamo a ascoltare, direi, alcuni esempi perché è la cosa principale per il quale vi incollate, penso, ai video di questo canale. Allora, ascoltiamo degli esempi. Ascoltiamo delle variazioni di character. Esagerato solo un po' con il reverbero per farvi sentire, insomma, i suoni del reverbero che sono interni, non stiamo utilizzando ovviamente nessun reverbero esterno. Andiamo a ascoltare quelli che sono le articolation. Ah, aspettate, no, prima vi faccio sentire la differenza.
vi faccio sentire la differenza della modulation wheel e con il vibrato senza. È un vibrato molto, molto naturale. E questa invece è la differenza dinamica utilizzando abbiamo detto prima, il pitch, la rotellina del pitch. Ovviamente sono parte programmazione, ma parte proprio registrazione di sample diversi. Oltretutto, il tempo scusate, di caricamento dello strumento principale, che poi ne è uno, non abbiamo mille, insomma, suoni da caricare per ottenere un unico violino, come capita in molte library. Il tempo di caricamento è brevissimo, quindi non so come abbiano fatto, ma è uno strumento molto veloce da utilizzare e da caricare, insomma. Io lo tengo nel mio preset orchestrale, insomma, perché funziona benissimo. Diciamo, ascoltiamo le articulation.
Sul tasto abbiamo sustain e il super flautato. Gli stessi suoni con il sordino però. Poi abbiamo la variante sul ponte, come dicevamo. Spero di aver dato una buona visuale generica, insomma, di questo strumento. Vi linkerò poi degli esempi, insomma, suonati e programmati come si deve. Questo è solo il classico walkthrough che faccio in tutti i miei video. Uno strumento suonabilissimo, piacevolissimo da ascoltare, dettagliatissimo, non è complicato da utilizzare, è immediatissimo. I suoni sono iperrealistici, suonati benissimo. Ovviamente se avete un violinista che potete chiamare in studio, io non perderei tempo e ore per registrare.
realizzare i nostri demo oppure dei progetti per i quali non abbiamo la possibilità di chiamare dei musicisti veri che suonano il violino, questa penso è la cosa, soluzione che più si avvicina, insomma, per il costo che comunque è esiguo, uno strumento che, solista che deve esserci sempre, una vostra tavolozza di colori, nel vostro prestito orchestrale, anche per, come ho detto più volte, magari duplicare e doppiare, anzi, una sezione intera di violini che magari può suonare non eccellente o soprattutto nei passaggi veloci può suonare un po' finta. Far doppiare a quella sezione un violino solista, e questo è lo strumento perfetto, il VST perfetto per farlo, può dare realismo e può dare un po' più di vita e di respiro alla vostra composizione, insomma. Niente, ci vediamo alla prossima recensione di composizionedigitale.net. Ciao a tutti.